È il mio primo anno del Cleto Festival, erano 3 anni che volevo venirci e sono contento di essere riuscito a venire perché è veramente bello bello come me l'hanno descritto. Cosa farai? Fare qualcosa oggi o hai già fatto qualcosa o pensi di esibirti da qua a breve? Io ho fatto delle installazioni artistiche giù e qui farò un po' di clowneria con i bambini. Le installazioni artistiche sono quelle che ho visto con i manichini? Deciso, sì. Anche mi pare, aspetta, delle maschere, ho visto una mano, cosa possono rappresentare? Da noi insomma che non ne capiamo nulla di arte, vorremmo capire qualcosa. Allora, le maschere sono le maschere della società, le maschere che nel bene o nel male la gente mette. La filosofia delle maschere diciamo che è stata narrata da molti con vari significati, c'è quello scaramantico, c'è quello delle personalità. Io la seguo con l'arte del riciclo per lanciare quel messaggio che a volte spesso quello che buttiamo o che mettiamo da parte potrebbe tornarci utile ancora, e che utilizzo la maschera in questo proprio per rappresentare anche quel concetto nel quale è bello che sì, è giusto forse anche che quella maschera ci sia, perché come parlo con Tizio non avrò lo stesso linguaggio con Caio Sempronici. Però è anche vero che non bisogna dipendere da quelle maschere, quindi bisogna ricordarsi che quando si torna a casa nella propria, quella maschera va posata là. Alcuni purtroppo non hanno quella capacità perché nemmeno la vedono più. Chi rimane magari ferma, sempre la stessa maschera, non se la tolgono mai. Dove possiamo trovarti? Un riferimento a Facebook, YouTube? Cristian Cosentino, c'è la pagina proprio Facebook Cristian Cosentino, Instagram uguale. Basta digitare il mio nome, esce Facebook, Instagram e anche il www.cristiancosentino.com. Cristian, io ti auguro un buon Cleto Festival e ci vediamo presto comunque in giro. Grazie a voi della bellissima esperienza e buona continuazione. A dopo.